Per la seconda fase della Coppa dei Campioni rivediamo il gol di Milevski 1-1. Altro incontro importante è quello tra il Glasgow, il Celtic di Glasgow e la formazione dell'Ajax, che va in vantaggio al quarto minuto con questa rete realizzata da Olsen, una partita che si è conclusa sul 2-2 con una serie altalenante di gol. Ecco il pareggio, è Cruyff che in pratica lo determina atterrando in aria un avversario e determinando quindi il rigore che verrà trasformato, come vedremo, da Nicolas. Primo piano per Johan Cruyff, che ha rinunciato al suo numero 14, gioca con il numero 9 in questo Ajax rinnovato, che però attualmente è al quarto posto nella classifica del suo campionato, sia pure dopo poche giornate soltanto giocate. Ecco il rigore di Nicolas che permette al 14esimo minuto al Celtic di tornare in parità, la squadra più titolata di Scozia insieme ai Rangers. Rangers partecipa quest'anno alla Coppa dei Campioni, in pratica si alternano un po' le due squadre. Subisce poi un nuovo gol da parte di Lerby con questo splendido appoggio di Cruyff. Lerby è altrettanto bravo con il pallonetto a superare il portiere scozzese e il gol del danese Lerby, che al 18esimo riporta in vantaggio la squadra dell'Ajax. Pareggio però al